When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Eccezionalmente, oggi 7 maggio, riprendiamo una piccola parte della rubrica Il Forchettone. In occasione di questa ripresa, come regalo anche al nostro capo Orazio, amante di un piatto molto particolare del ristorante Il Salice, le tacconelle. Qui c'è la signora Cappiello Lorenza, moglie del titolare, che sta appunto impastando in questo momento questo piatto tipico. Ecco, adesso vediamo in questo momento che sta creando la sfoglia. Ecco qui. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Come potete osservare, questo sta, cioè, insomma, questa pasta si sta lavorando appunto con il mattarello proprio per creare, insomma, lo spessore. Tra un po' la signora qui cuoca appunto taglierà questa sfoglia in quadratini. Da qui ha il nome di maltagliati, piatto tipico abruzzese. Adesso stiamo procedendo al taglio della sfoglia. Come potete osservare, la precisione della signora. Questo piatto poi verrà presentato con pomodoro fresco e basilico, che è uno dei piatti più gustosi di questo ristorante. Adesso sta sovrapponendo le strisce. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella, hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta puzzle. Adesso si passerà proprio al taglio dei quadrati. Comunque molto semplice come procedimento, insomma, tranquillamente si possono anche fare a casa per chi volesse provarle, insomma. Molto veloce, molto semplice. Ecco, le sta sistemando nel vassoio e poi andranno a cuocere. Eccole qui,
adesso vengono appunto messi in acqua per 3 minuti a cuocere. Adesso verranno tolti dall'acqua perché sono pronti e verranno gettati appunto nel condimento, che anche esso molto semplice, come dicevamo prima, semplice pomodoro con un po' di basilico. Ecco, adesso lo sta saltando in padella per un altro minutino. Ed ecco il piatto finito e pronto per essere mangiato. Gentilmente offerto per me e il mio cameraman. Adesso lo assaggio per prima io però, eh? Vediamo com'è venuto questo piatto. Ottimo!